Bentornati nel salotto di Studio Mattina. Michelangelo Buonarroti contro le mafie. Il comune di Casavatore dal 24 aprile al 2 giugno ospiterà un disegno, uno dei più belli di Michelangelo, quello riguardante l'Eda e il Cigno. A promuovere l'evento il comune di Casavatore è venuto a trovarci il sindaco Salvatore Sannino, la società New Consulting, con noi Valeria Tortora, e l'associazione Libera, associazione contro le mafie, con noi Geppino Fiorenza. Grazie per aver accettato il nostro invito. Per qualcuno è un ritorno, per Geppino Fiorenza all'interno del nostro programma, ma per Salvatore Sannino, e lo diciamo subito, è un ritorno in questi studi. Lui che era il protagonista, il conduttore di Frega Tour, sì. Lo ritroviamo nelle vesti di sindaco di Casavatore. Come casi della vita. Ma che ci dobbiamo dare di lei adesso? No, diamoci del tu, per carità. Ma che piacere ritrovarti. Infatti non avevo capito questa... Sì, perché ho visto parecchio entusiasmo nel vostro incontro. Bello ritrovarsi dopo tanti anni. Caro sindaco, allora, la mission, portare le mostre d'arte in territori difficili dove è fondamentale promuovere la creatività e la cultura. Assolutamente, è un evento unico nella storia di Michelangelo. Mai dal 1400, quando Michelangelo è nato, un'opera di Michelangelo è stata portata in un contesto non museale. Noi la porteremo a Casavatore, in un territorio di per sé difficile ma con delle grandi potenzialità, e in una scuola, in una palestra che è chiusa da 8 anni e che, con i lavori che stiamo facendo, e qui lo voglio dire grazie agli sponsor che ci sono stati vicini, riapriremo la palestra. Al comune costerà veramente pochissimo, sempre grazie al loro lavoro, e grazie alla vicinanza di Libera e del FAI di Tano Grasso, ai quali daremo una nostra struttura dove loro potranno svolgere la loro attività per la lotta alla criminalità. Ecco, abbiamo realizzato questo grande evento che, anche se è un bozzetto, la Lede assurge al ruolo di opera d'arte, perché l'opera è andata smarrita negli anni. Assolutamente. Geppino Fiorenza, quindi la cultura come mobilitazione delle coscienze e della legalità. Come avviene questa mobilitazione? Attraverso la cultura, attraverso un bozzetto però di grandissimo prestigio. Ma sì, intanto grazie per parlarne, perché è una cosa di grandissima importanza. Abbiamo fatto un incontro qualche giorno fa con il ministro Cancellieri, che è entusiasta dell'iniziativa, Pietro Folena, che è appunto l'organizzatore di questo Metamorfosi, questo piano di diffusione delle grandi opere d'arte. E è evidente, solamente un pazzo potrebbe pensare che fare un'iniziativa del genere serve direttamente a contrastare la camorra, ma uno stupido non capisce che, a fianco all'impegno fondamentale intanto delle forze dell'ordine, della magistratura in prima linea, e del mondo della cultura, della scuola, diciamo, è possibile fare quella battaglia di fondo, perché il problema di contrastare le mafie, oltre al contrasto, diciamo, delle forze dell'ordine, deve essere innanzitutto un contrasto culturale. Noi abbiamo bisogno di dare una sponda diversa ai ragazzi, ai giovani, cambiare la mentalità, capire che l'assuefazione all'illegalità diffusa si deve combattere, superare. E allora questa è una grandissima provocazione, grazie sindaco di questa bella idea che hai avuto tu, perché si porta la bellezza in un luogo. La bellezza è uno strumento rivoluzionario. Noi ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto la giornata nazionale a Napoli, dicendo appunto: la bellezza libera l'etica, riscattare la bellezza, liberarsi dalle mafie. E quindi la nel bellezza merito, salverà il mondo, lo diceva Dostoevskij. Certo, il problema è che diciamo, poi c'è bisogno di tantissime altre cose, ma intanto questa è una fortissima provocazione. E tra l'altro, appunto, vediamo che succede. È bello, è un esperimento importante, fuori dai musei, questo che probabilmente viene detto il più bel disegno di Michelangelo, perché poi l'originale, appunto, ha tutta una storia controversa di cui possiamo anche raccontare qualcosa, andò poi distrutto, eccetera. Quindi aspettiamo con ansia questo 24 aprile in cui ci sarà questa mostra, sperando che ci possano essere tante iniziative del genere. Invitiamo a vedere le cose belle, diciamo, da quella parte lì conviene stare. Invitiamo a vedere le cose belle, Valentina Tortora, anche in quei territori che non sarebbero mai toccati dai flussi turistici. Sì, ma questa sicuramente è la cosa più che ha colpito di più e che ha portato l'attenzione
non solo delle associazioni Libera e FAE che ci hanno voluto supportare in questo grande progetto che è nato quasi per caso. Mi piace raccontare questa cosa perché è stato un incontro casuale proprio col sindaco, che voi sapete essere anche un artista, quindi al di là del ruolo che lui svolge c'ha questa grande sensibilità per l'arte, e ci aveva proposto, perché noi come New Consulting diciamo siamo consulenti e stavamo facendo un'operazione diciamo immobiliare sul territorio di Casavature proprio, e quindi come consulenti per dei nostri clienti che poi sono diventati i main sponsor, quindi con Residenze Michelangelo, si trovavano a costruire queste Residenze Michelangelo proprio lì a Viale Michelangelo Casavature, e il sindaco nell'incontro ci dice, cioè, ma se portassimo così un'opera di Michelangelo, così, dice, voi che ne pensate? E dice, ma dai, stai scherzando? No, dice, io la potrei fare questa cosa, però avrei bisogno di un supporto, di un aiuto, perché è insomma è un'operazione importante, difficile, ma voi... Bene, noi magari, scusa, cioè, abbiamo da promuovere questo parco, si chiama Michelangelo, Residenza Michelangelo, va bene. E quindi di lì questo piccolo gioco è partito così, poi abbiamo parlato con Metamorfosi, poi la FAI è Libera, ci hanno appoggiato, di qui la disponibilità del sindaco anche a voler donare uno sportello per, come punto anti-racket, quindi così come c'è stato a... se non sbaglio Torre del Greco, no? Ercolano. E quindi che ha avuto grande importanza e rilievo, Casavature donerà una location anche per l'anti-racket, quindi insomma di passo in passo abbiamo iniziato a giocare, a costruire poi questa cosa importante che sta riscuotendo l'attenzione anche delle autorità, diciamo di tutte, diciamo la politica, il ministro Cancellieri che ci ha voluto presentare, ci ha dato risalto nazionale, e da pochi giorni siamo usciti anche su giornali. Sì, vedo anche la rassegna stampa di Repubblica. Sì. No, per il sindaco. No, anche dice... internazionale. Anche internazionale. Perché sì, Belgio, sì, Germania. Francia. Unico nel suo genere. Viceversa, il sindaco ci teneva a sottolineare che l'amministrazione non ha dovuto investire grossi capitali, perché giustamente, come si sottolinea, con le problematiche che ci sono legate anche e soprattutto in particolar modo alla periferia, magari i soldi andrebbero investiti in altro. Però avete un gruppo di imprenditori e di imprese che hanno voluto appoggiare questa operazione. Un buon segnale, sposare la cultura. Sì. Allora c'è un avvilimento generalizzato, però le imprese anche con piccoli contributi, davvero abbiamo avuto il sostegno anche dei piccoli sostegni perché si potesse realizzare questa operazione, per dare un senso di rinascita, di reazione, di un'attenzione anche verso le cose belle e non le solite questioni tediose che ogni giorno ascoltiamo in televisione, le problematiche da quelle economiche a quelle ambientali. E allora questa voglia di reagire, questa voglia di portare qualcosa di bello in un comune che comunque sta facendo tanto, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista anche, c'è una ripresa anche per quanto riguarda l'aspetto commerciale, perché il sindaco sta ponendo attenzione per dare supporto ai commercianti nella zona, quindi tutto fa parte di un disegno più grande. Un'attenzione che totale la su tutto il territorio. Sì. Sindaco, sottolineiamo anche il grande entusiasmo con cui la Fondazione Buonarroti ha accolto il vostro invito e quindi sposato la vostra iniziativa, questo rinascimento contro le mafie. Assolutamente, siamo partiti da una sera alla Cappella Sistina, che Pietro Folena mi invitò per una visita privata alla Cappella Sistina, e in quella sede, giocando con Pietro, mi disse: io ti posso portare un'opera di questa a Casavature. Naturalmente mancavano i dettagli, cioè come fare arrivare in termini di sicurezza, in termini di legalità e di ospitalità un'opera di questo tipo. La cosa, come diceva, è nata in un certo modo. Adesso abbiamo il coinvolgimento del territorio con i commercianti, con le associazioni, con le scuole. Questa scuola che vedeva questa palestra chiusa da 8 anni sarà riaperta, e tutto il comune, possiamo anche dirlo, spenderà
veramente tra i 10-12 mila euro tutto. Vabbè, quanto sui lavori nulla, veramente c'è da dire. Federica Riccio, è davvero affascinante e tortuosa la storia che ruota intorno al quadro All'Ale del Cigno, perché nel 1512 Alfonso I d'Este commissionò a Michelangelo, durante una visita alla Cappella Sistina, il quadro. Gli strappò la promessa che appunto gli dipingesse un quadro. Dobbiamo aspettare il 1529 perché questa commissione fosse formalizzata, e ancora del tempo finché il quadro, una volta pronto, che cosa succede? Che un inviato di Ferrara pare sia stato indelicato nei confronti di Michelangelo, avesse mosso una critica e lui non volle più consegnare il quadro, vero Geppino Fiorenza? Sì, sì, non sappiamo, capita sempre. Noi abbiamo qua, è interessante perché effettivamente stiamo parlando della, vedi quante cose della lettera di Michelangelo, e in realtà facciamo i complimenti per un messaggio di buona amministrazione, attenzione ai commercianti, attenzione all'iniziativa anti-racket per creare sicurezza e legalità, e un respiro altissimo. Dunque, questo imbecille disse, non so, pare, disse poca cosa. Michelangelo era un po' incazzoso, diciamo, come allora dice, non te lo do più. E infatti non lo dette, e lo dette a questo Antonio Mini, che era poi il suo assistente, e che naturalmente, come si potrà poi vedere dal disegno, era anche stato, come soleva fare Michelangelo, questo imberbe ragazzo da modello alla Leda, tant'è vero che ci sono la parte inferiore sì, che è riportata, e diciamo il suo studio di ingentilimento glielo regalò, e questo se lo portò in Francia, dove poi bisognerà dire, diciamo, un altro grande imbecille, uno di più importante, e, diciamo, alla corte di re Luigi XII lo fece distruggere il disegno originario, la tavola grande, perché era, diciamo, aveva un elemento fortissimo, perché rappresentava l'accoppiamento proprio della Leda col cigno che rappresentava Zeus, e non è solamente la vicinanza, ma era diciamo un accoppiamento reale, tra l'altro bellissimo nelle riproduzioni che sono state fatte. Però Geppino, sì, io vorrei darti questo assist: il fatto che Michelangelo non sia sceso ad un compromesso mi sembra anche un buon messaggio legato, sì, legato all'azione anti-racket che state portando avanti, nel senso che questa storia usiamola per dire ai cittadini, ai commercianti, che non bisogna scendere a compromessi, sì, per portare avanti i propri progetti. È brava questa, certo, ragazza. Certo, brava davvero. Brava questa ragazza. Grazie per questa alle prime anni. Molto c'è una cosa che volevo sottolineare. È importante precisare che abbiamo costruito una cordata di persone che hanno scelto da che parte stare. Questa è la legalità, cioè la pratica quotidiana. Gli amministratori, gli imprenditori, le associazioni, i commercianti, tutti scelgono da che parte stare. Questa è la prima vittoria che con questa operazione noi pensiamo di aver ottenuto. Naturalmente la seconda è quella di regalare la visione, perché speriamo che ci siano tanti ragazzi che vengono a vederlo con le scuole, abbiamo invitato le scolaresche, che possano venire a vedere la Leda a Casavatore. Ha fatto bene a dirlo, Sindaco, anche perché spesso e volentieri ormai i giovani sono abituati a riidentificarsi, lo diciamo spessissimo nella nostra trasmissione, in queste fiction, sì, la camorra, eccetera, eccetera, sti grandi miti della camorra che diventano purtroppo dei miti per i ragazzi, invece loro devono rispecchiarsi nella bellezza. Assolutamente, assolutamente. Ma quindi sarà visibile al pubblico per un mese e oltre, allora, dal 24 maggio al 2 giugno, sì, sarà in esposizione a, sì, Casavatore. Sì. Complimenti. Geppino. C'è da dire anche... Sì, no, l'ultima cosa, scusami. No, volevo dire, per poter avere informazioni possono visitare su Facebook, c'è l'evento che si chiama proprio Michelangelo abita a Casavatore, dove c'è tutto scritto, tutte le novità, le news, tutto quello che accade e quello che sarà in programma. Sicuramente vogliamo fare un appello a tutti quanti, alle scuole, ai presidi, di aderire, di venire a far visitare la Leda e i pannelli didattici, e poi ci saranno anche dei video sulla vita di Michelangelo, sulla Cappella Sistina con l'evidenziazione dei particolari, e un altro ancora su un progetto
detto che Michelangelo partecipò alla progettazione di una chiesa in Roma, che poi questa progettazione non gli fu più affidata, per cui c'è una un render di come sarebbe venuto il progetto e quindi la cappella secondo il progetto di Michelangelo se fosse stato assegnato al Buonarroti. Geppino, sì. Voleva chiudere? Sì, sì, volevo dire una cosa importantissima, diciamo, perché noi diciamo poi la legalità passa, tu hai detto una cosa importante, essenzialmente per buoni esempi. Troppe parole, le nostre parole, le vostre sono importantissime, perché l'informazione a fianco al mondo della cultura ha un'importanza enorme, e quindi è un invito a dare notizie di queste e di tante altre cose, ma è importante avere buoni esempi, c'è bisogno di amministratori che facciano vedere quello che fanno, e grandi buoni esempi del passato. Sto Michelangelo, per esempio, tu hai fatto benissimo a rilevare quelle cose, mi veniva da dire, contrariamente a quelli che ho citato così un po' prendendomela con loro, era uno che faceva il grande intellettuale, però appunto scolpiva, dipingeva, ma sapeva anche fare cose materiali, metterci le mani, lavorare, era generale governatore e procuratore delle fortificazioni quando c'era, diciamo, l'assedio delle forze imperiali. Quindi ha ragione anche Pina Ragionieri, che voglio ricordare, di Casa Buonarroti, che dice c'è un criptomessaggio che lei sta a cuore, quando l'ha rivelato meglio anche a me, che in realtà in quel periodo in cui Michelangelo difendeva Firenze, stava sugli spalti e lavorò alla Leda, diciamo, c'era anche una virtù civile che veniva fuori, no? La certo. Sua idea repubblicana, questo è molto importante. Allora, noi dobbiamo salutarvi perché veramente il tempo a nostra disposizione è terminato. Federica Rizzo, ricordiamo l'appuntamento. Ricordiamo, mi raccomando, dal 24 aprile il Comune di Casatore ospiterà questa bellissima mostra, Lei del Cigno, il disegno di Michelangelo Buonarroti. Ringraziamo la collega giornalista Giovanna Starace che ci abbia portati qui in questo salotto, quindi la salutiamo e gli facciamo tanti auguri perché tra l'altro è diventata mamma da pochissimo. Quindi grazie al sindaco di Casavatore, Salvatore Sannino, a Valentina Tortora in rappresentanza della New Consulting, salve. Al grande Geppino Fiorenza per l'associazione Libera. New Consulting e per Residenze Michelangelo. Pardon. Perché grande colpo da parte del sindaco di Casavatore, riuscito a portare Michelangelo a Casavatore. Mangio Donatello sono riuscito a portare Gigi, ma voi che ne sapete? Ma voi che ne sapete? Adesso mettetevi comodi, ci vediamo tra un quarto d'ora. Ci prendiamo un po' di respiro. A tra poco.